Lunedì pomeriggio Simone Santori, 37 anni, di Romano, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale 16 nel comune di Loreto. Era la guida di un furgone Fiat Ducato che all'altezza di una curva si è scontrato con una Mazda condotta da un automobilista anconetano. L'uomo è deceduto sul colpo. Furto nel cuore della notte, martedì al bar Luana, lungo via Primo Maggio ad Ancona, in zona multiplex Giometti della Baraccola. Armati di mazze e piccone, due malviventi con il volto coperto da una calzamaglia si sono introdotti nella tabaccheria Tavola Calda, staccando l'energia elettrica e cercando di fare razzia dei contanti in cassa e nei videogiochi. I banditi sono stati messi in fuga dal dipendente che stava montando di turno, indagano i carabinieri. Allerta meteo. Mercoledì mattina si è aggravata la situazione del maltempo nelle Marche, dove in poche ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia. Nell'Anconetano ha bloccato il traffico aereo dell'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara per lo straripamento del fosso San Sebastiano a Castelferretti, che ha allagato la pista. Traffico in tilt alla Baraccola per la chiusura di via Primo Maggio, fiumi in piena nell'Osimano, che hanno provocato l'allagamento della provinciale Valmusone, di Garage e Casa Campocavallo e di aziende nell'area di Monte Camiglione a Castelfidardo. Giovedì la contrapposizione tra il vice sindaco Francesco Pirani e l'ex sindaco Dino Latini, le parole dure spese dall'assessore Gilberta Giacchetti, hanno convinto il sindaco di Osimo a convocare d'urgenza una riunione politica di maggioranza. Stefano Simoncini ha lanciato un ultimatum ai suoi 12 consiglieri comunali e 7 assessori. Basta strappi e spaccature interne. Il 16 marzo si vota un bilancio di legislatura e il primo cittadino vuole chiarezza sugli equilibri di maggioranza. Il governo sta aspettando le relazioni ufficiali delle prefetture e della protezione civile sui danni prodotti dal maltempo che ha colpito le Marche, provocando anche 3 morti, per avere un quadro preciso della situazione in modo da varare misure straordinarie. La novità è stata annunciata durante una conviviale del PDL venerdì a Osimo, alla presenza dell'onorevole Nunzia De Girolamo. Nel corso della cena è intervenuto anche il premier Silvio Berlusconi in diretta telefonica. Sabato si contano i danni. Gli imprenditori di Monte Camiglione, a distanza di 4 anni dall'alluvione del 2006, sono di nuovo in ginocchio. Non c'è ancora un bilancio definitivo, ma la prima stima dei danni da acqua e fango parla già di milioni di euro. Macchinari fuori uso, attrezzature danneggiate, materiali, giacenze e commesse da buttare. Si ripuliscono gli strumenti, i capannoni, mentre monta la rabbia e si alza il dito contro le istituzioni, la cementificazione e l'incuria nella manutenzione dei fossi. E veniamo allo sport, calcio eccellenza. L'Ancona, grazie all'ennesima superba prestazione del bomber Genchi, supera 3-1 il Centobucchi e dimentica la sconfitta della scorsa settimana in casa delle Elpidiense Cascinare, confermandosi leader nel campionato di eccellenza. Mercoledì ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Pisa Sporting Club. I dorici devono difendere l'1-0 conquistata all'andata. In promozione la Falconarese scivola al terzo posto, mentre Castelfidardo del nuovo allenatore Ciccioli ne rifila 4 alla malcapitata Brandoni Dorica. L'Orfagna batte 1-0 l'Osimano nel derby di giornata, male Camerano e Castelfrettese. Volley in Serie A1 maschile, straordinaria prestazione dell'Energy Loreto che batte 3-1 a domicilio la capolista Padova e vola al quinto posto. Bene anche la formazione femminile in Serie A2. L'ST Loreto batte infatti 3-0 San Vito dei Normanni e torna al quarto posto.